Ciao a tutti, voglio condividere con voi una scoperta fatta in questi giorni. A volte le cose si scoprono apparentemente per caso. Quello che vedete è l'immagine ripresa dal satellite dei punti di contagio del cosiddetto coronavirus o Covid-19 in tutto il mondo. Ovviamente l'immagine non può prendere tutto il mondo contemporaneamente, ma a mo' di esempio vi mostro questa immagine. Qui vediamo la stessa immagine ingrandita, così si vedono un pochino meglio i vari punti di diffusione del virus. Sono arrivato a questo sito così cercando dei dati a livello mondiale, appunto, di diffusione e mortalità del virus, e ho trovato appunto questo sito aggiornato in tempo reale che consente di vedere la situazione in tutto il mondo. Sembra anche una bella cosa, interessante e utile. Ma poi qualcosa dentro mi diceva: io questa immagine l'ho già vista, l'ho già vista, l'ho già vista. E così niente, sono andato a vedere un po' nelle mie cartelle ed è saltata fuori un'altra immagine, praticamente identica a questa, se non per il colore diverso. Ora ve la faccio vedere. Ecco, questa è la mappa del rilevamento satellitare delle stazioni radio a livello mondiale. A me sembra sinceramente che siano identiche, appunto a parte il colore. Mi spiace che questo video è fatto in maniera artigianale con le poche strumentazioni casalinghe dei computer, i PC di casa, no? Però penso che renda l'idea, si riesca a capire. Poi comunque nella descrizione dell'articolo metterò i link affinché si possa andare a vedere personalmente i siti e vedere la situazione in maniera molto più chiara e aggiornata. Adesso affianco le due immagini in modo che si possa vedere meglio questa identicità. Ecco qua. A me sembra proprio che sia stato utilizzato lo stesso rilevamento satellitare, lo stesso delle stazioni radio mondiali, poi spacciandolo per i punti di contagio sul pianeta del Covid. Questa è un po' l'impressione che io traggo da questa comparazione di immagini. Lascio poi a voi le vostre valutazioni, naturalmente. A me sembra proprio che le mappe siano identiche, addirittura comprese le tracce in mare, quindi stazioni radiofoniche, immagino su piattaforme in mezzo all'oceano. Sembra che qualche punto sia stato cancellato giusto per, diciamo, far coincidere l'emergenza dichiarata in questo periodo, ad oggi praticamente. E così ci raccontano la storia dei contagi su tutto il pianeta utilizzando una tracciatura satellitare che invece è quella delle stazioni radio planetarie. La cosa che mi lascia completamente interdetto è che questa mappa, a questo punto, se quello che dico è vero, magari qualche tecnico, qualcuno
è in grado di verificare meglio di me, di quanto abbia fatto io. È una mappa fasulla, falsa, che viene utilizzata dai governi per convincerci di tante cose, che è bene stare a casa, che c'è in giro un virus assassino pericolosissimo che colpisce in maniera virulenta e facilmente trasmissibile in questo senso, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ancora di più, approfondendo un momentino, ho scoperto che questa mappa, appunto, penso fasulla, è stata ufficializzata dal governo inserendola nella nuova applicazione Immuni, per cui Immuni utilizza la mappa del tracciamento satellitare delle stazioni radio come fosse la vera mappa dei contagi da orcovirus, come lo chiamo io, in tutto il mondo. Mi viene da ridere perché altrimenti ci sarebbe veramente da piangere, non tanto da ridere. È questa l'attendibilità delle nostre istituzioni, tutte? Di cosa stiamo parlando veramente? Che cosa sta succedendo veramente? Non voglio darvi delle risposte mie, preconfezionate, costruite da me nell'esperienza di questi ultimi anni in cui mi occupo anche di vaccini e di queste cose, di questi argomenti. Vorrei che foste voi a farvi delle domande, cercare delle risposte vere e capire in qualche modo un po' tutti insieme cosa stia veramente succedendo. Al di là delle nostre piccole possibilità, noi a livello personale, di persone, che però è importante che riusciamo a capire, perché la consapevolezza è tutto. Possiamo vivere le stesse identiche situazioni che ci vengono imposte, ma se le viviamo con consapevolezza, vi assicuro che è tutto diverso. Il nostro mondo interiore sta meglio comunque. Si comprendono tante cose e da queste situazioni difficoltose si traggono degli spunti, delle possibilità di crescita e di miglioramento. Quello che spero comunque è che questo video arrivi nelle mani di persone che sappiano utilizzarlo al meglio, sappiano farne l'uso adeguato per liberarci da questa situazione completamente assurda, che con questo strumento si possa dimostrare che ci stanno tenendo veramente imprigionati, non per proteggerci dall'orco virus, ma per altri scopi che dovremo scoprire e portare nelle sedi adeguate per ottenere la giustizia e tutto quello che ci deve essere restituito, a mio avviso, per questa grandissima truffa imbroglio ai quali siamo sottomessi con l'inganno. Grazie per l'attenzione e avremo magari modo di approfondire successivamente tutto questo. Grazie ancora.